Ciao a tutti ragazzi, qui è il gruppo, bentornati uno di voi, bentornati nella serie dei Pokémon Verde Foglia Ita. Andiamo avanti nella nostra avventura. Ci eravamo lasciati che avevamo appena consegnato il pacco al professor Oak. Adesso tutti i Pokémon che incontreremo li materemo. Ratata, io però, ah no, adesso mi pare che ho le Pokéball, giusto? Vediamo un po' se abbiamo le Pokéball. Mi pare di sì, ce le avevate, no? Giusto? Pokéball, ah, perfetto. Ci potrà tornare utile Rattata, no? Per niente. Ai primi livelli non credo che ci possa tornare utile Rattata. Però lo catturiamo lo stesso per fare il numero. Come non iniziare video in modo migliore se con un'ambulanza? Allora. Oh. Abbiamo difficoltà a catturare Rattata. Non immagino quando dovremmo catturare un leggendario. Allora adesso gli facciamo un'altra azione perché in teoria dovrebbe, non dovrebbe morire, dovrebbe rimanere con poca vita. Perfetto. Catturiamolo in questo momento. Pokémon! Pokémon! Boom, signori. Dovremmo allenarli anche un po' perché la prima palestra mi pare che avevano i Geodude di livello 11, potrebbe essere. Due Geodude di livello 11, forse erano livello 7-8, non mi ricordo. Però mi pare che erano un livello abbastanza altino. Ora ci manca solo un PJ. Ah, qui mi sa che si trova anche Growlithe, può essere. Ancora Rattata. Non ti voglio, Rattata. Ti sconfiggerò. Ti sconfiggerò. Sarà molto difficile la prima palestra per noi, però pian piano la faremo per forza, perché comunque a forza di livellare pian pianino la facciamo. Ci servirà magari un Pokémon d'acqua, sarebbe molto forte. Però non credo che a questo livello possiamo prendere Pokémon d'acqua. Attenzione, l'ultimo cespuglio. Qui esce un PJ. No, sempre un Rattata. Continua a fare. A uccidere comunque. A uccidere, che bella parola. A killare, a farmare Pokémon selvatici per avere un po' di esperienza in più su Bulbasaur, per comunque farlo salire di livello, che potrebbe essere molto buono. Ok, anche se ora forse dovrei iniziare a far salire anche il Rattata, però a livello 3, quindi servono. Probabilmente lo farò entrare, lo farò uscire, metterò Bulbasaur e lo farò expare. Contro gli allenatori intendo, farò così. Ok. Abbiamo mattato anche questo Rattata. Tutto. Inserire innanzitutto col fare. I Rattata dovrebbero avere la specialità di raccogliere. Non mi ricordo se era solo su Zaffiro che c'era Zigzagoon che ti permetteva di raccogliere le cose random. Ma mi sa che anche i Rattata lo fanno. Non ne sono sicuro. Thank you, bro. Ok, adesso dovrebbe essere sparito quel vecchietto del cazzo. Ecco, perfetto. Eccolo qua. Oh, dopo il caffè mi sento meglio. Hai un Pokédex? Beh, allora voglio darti una dritta. Tutte le volte che catturi un Pokémon, il Pokédex viene aggiornato automaticamente. Ma se non sai come si cattura un Pokémon, allora dovrei iniziare da lì. Ah, adesso. Ma l'ho appena catturato un Pokémon. Oh mio Dio, un Weedle! Dai, vediamo questo tutorial. Lo sapete che la prima volta ho pensato che. La prima volta che giocai a Pokémon, avevo pensato che io avessi catturato veramente quel Pokémon, che era ai tempi di oro. Ho detto, oddio, l'ho catturato la prima botta, che fortuna, invece no. Era il computer. Però ero piccolo, quindi magari non sapevo che cosa stesse accadendo. Poco di più. Grazie Dante. Allora, non credo. A parte che qua non ci possiamo passare perché c'è il vecchietto è arrivato dal giro lungo. Non credo che possiamo fare ancora la palestra, ma non mi ricordo se questa palestra rimane chiusa. Le porte della palestra sono chiuse. Non mi ricordo se rimane chiusa.
che questa è l'ultima palestra o no? Ma la peggior palestra, ragazzi, che credo che farò offline è quella dei bottoni. Mi pare che sta qui, no? Quella dei bottoni sta qui. E chi se la scorda? Dei cestini, no? Ratata livello 2 contro Ratata livello 3. Lo facciamo combattere da solo il nostro Ratatino. Vai, Ratata. Boom. Ratata. Wow. Che bello sto gioco. Che bello sto gioco, ragazzi. Bosco Smeraldo. Ma che è? La parte del Farfetch adesso? Non credo. Ah, qui troviamo i Weedle. No, ma sai che il Farfetch non c'è su questo foro? C'era su Zaffiro? No. Su Pokémon Oro c'era il Farfetch. Weedle livello 5. Minchia, Weedle lo catturiamo a livello 5. Trasso subito. La prima botta è quella che funziona. La prima volta non si scorda mai. Lo so, sono God. Lo so. Sono troppo forte. Lo so. Lo so, grazie. Ok. Non so se sia buono mettere Rattata. No, aspettate. Non è buono mettere Rattata. Mettiamo Bulbasaur e appena incontriamo un Pokémon facciamo fuga, infatti. A meno che non sia da catturare. Weedle femmina livello 3. Ma vatti in affanculo. Mi ricordo che dovevo andare verso sinistra, per questo sono andato subito verso sinistra. Caterpie, un Pokémon veramente fortissimo. Mille bave. Metapod rafforzatore. Ma ho fatto un passo. È il Caterpie di prima. 4 femmine. È il Caterpie di prima. Aspetta, dove vai? No, mi sa che non era verso sinistra. Ma mi sono sbagliato. Weedle. Livello 5, femmina. Il caro e santo repellente. Dimmi che è questo. Dimmi che è un bel repellente. No, non è verso sinistra, è verso destra. Perfetto. Guardo il livello 4 maschio. Figa, fuga. Ok, era verso destra allora. Siamo iniziati subito. Sono iniziato subito a copiare. Sbagliato. Era verso destra. È un allenatore quello? Mi sa che non era un allenatore. Ora abbiamo messo Rattata come primo. Oh, Kakuna. Evoluzione di Weedle. Scampato pericolo che sì. Cioè, Kakuna è un altro che usa solo rafforzatore. Pozione. Perfetto. Rimettiamo Bulbasaur per primo, perché adesso ho quello che i Pokémon non mi lasciano scappare. Cioè, se contro tipo un Weedle o un Caterpie livello 5 non mi fanno scappare con Rattata al 3. Quindi... quello è un avversario. Dai zio. Ehi, anche tu hai dei Pokémon, dai, lottiamo. Vai Caterpie, usa mille bave. A cagare pensetti. Piglia mosche. Weedle mandato in campo da Rick. Ah, già livello 6. Allora mi sa che tocca fare iniziare a livellare i Pokémon. Vai Bulbasaur. In questo modo in realtà ci dovrà fare livello 4, Bulbasaur forse farà livello 8, molto probabilmente sì. Veleno spina, allora noi siamo parassiseme. Parassiseme non sarà tanto efficace, ma perlomeno ci refulleremo. Io no. Il nemico è pieno di semi. Capo. Ok. Azione. Quanto abbiamo levato? Ah, minchia, quelli sono 5 HP.
Spero non mi avveleni, perché sennò so cazzi. Brutto colpo. Ok. Se mi avvelena sono cazzi. Ok, al prossimo round è morto lui. A meno che non faccio brutto colpo adesso. No, prossimo round, 1000 bave, ok. Prossimo round, parassi seme. Azione ed è morto, perfetto. Ok. E poi probabilmente lascerò Bulbasaur e non lo farò entrare Rattata per fare cambio squadra e cambio e cambio. Lascerò così. O forse no, farò entrare Rattata, sì. Per prendere ancora più punti esperienza. Sì, facciamo entrare Rattata. Lo facciamo salire di livello. Sarà Caterpie, ma vedete, ma Caterpie azione, ma secondo me Rattata ce la può fare da solo, vediamo. Non te l'aspettavi, eh? Vediamo se ce la fa da solo. Tante volte. Sarà sicuramente anche Caterpie livello 5. Dai, infatti. Azione. Minchia. Se ce la fa da solo prende una marea di exp. Azione, quanto mi ha levato? 3 mi ha levato. Ah, però ora attacca prima. Ancora 3. Quindi anche con un brutto colpo in teoria non mi dovrebbe killare adesso. Nice. Nice, 1000 bave. Boom, boom, boom. Velocità, attacco il nemico. Mi invita. A meno che non fa brutto colpo. Ah, mi ha levato. Ok, perfetto. Boom. Buono, solo exp. Rattata. Potrebbe darsi che livello a 5. Sì, livello a 5. Perfetto, buonissimo. Proprio quello che volevo. Perfetto, adesso abbiamo due Pokémon a 5 e Bulbasaur all'8. Pian piano li faremo avanzare tutti insieme. Probabilmente li farò avanzare comunque in un video, perché non vorrei che poi pensate che uso i cheat. Quindi li farò avanzare nei video. Per rispetto per voi, per farvi vedere che comunque li porto da solo. Da Silvio. Sì. Ah, Uido livello 7. Qua ragazzi, sapete che mi sa che ci fotte? Mi sa che ci moriamo? Abbiamo una pozione, eh? Quindi adesso io voglio usare il parassisema. Usiamo parassisema, almeno così dopo ci rifulleremo. Ancora 1000 bave. Parassisema almeno così farà un po' da pozione. Questo qua prenderemo un bel po' di esperienza. Il nemico è pieno di segni. Nice, room. Quanto ci refugliamo? 2? Due, va bene, così. A livello 9 dovremmo imparare come si chiama? Foglia. No, fendifoglia. Forse è fendifoglia? Oddio, non mi ricordo. A livello 9 mi pare che si impara quell'attacco. O forse al 10 o all'11, non mi ricordo. Attacco foglia, non mi viene in mente, ragazzi, vi giuro. Comunque l'attacco delle foglie, per capirci. Poi c'è anche mitraglia, tipo che si impara verso il 20, ma non so se si impara con Bulbasaur mitraglia. Nice, morto. 40 XP ciascuno, sarà 39 e 39. Buono così. Sarà Weedle. Ok. Mettiamo parassisema anche a lui o lo facciamo d'azione? Lo facciamo d'azione, tanto abbiamo la pozione al limite. Quindi andiamo di azione. A parte che ci ha messo 1000 bave quell'altro video, quindi siamo molto ma molto lenti. Sperando che non ci avvelenino, perché sennò siamo finiti. In teoria 4 azioni dovrebbero bastare per killare. No, 5 azioni. Non mi avvelenare. No, perfetto, 4 azioni. Il nemico esausto. Livello 9 Bulbasaur, il che è perfetto. Se mette Caterpie, metto Rattata. Ah, Kakuna? Ah, sapete, vi dico, mettiamo Weedle. Così facciamo expire anche un po' a lui. Però c'è solo veleno spina, che me ce faccio con veleno spina? Eh no, fammi mettere Bulbasaur. Mo sapete quanto ci metto a killarlo.
Pokémon. Porca miseria, quanto ci metterò adesso a killarlo. Tum tum. Allora, usiamo Parassi Semi in modo tale ogni un po' di round gli leviamo qualcosina con Parassi Semi e azione. Gli leveremo veramente poco, gli leveremo, però... Quanto gli leviamo con Parassi Semi? Vabbè, neanche poco. Super giù 5 round e dovrebbe stare giù. Da 5 round a partire da questo. Vediamo. Sì, dovrebbero essere 5 round su per giù. Dun, 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 dun. Ok, Parassi Semi. Ecco, una cosa che ho sempre detto di Pokémon, ragazzi, è che è lento il combattimento. Vedete quanto è lento? Cioè, vi lascia ragionare, ok? Però non ci vuole così tanto tempo per fare le mosse e tutto. Potrebbero farlo un po' più veloce. Comunque anche le scritte, no? Vedete? Tutto lento. Potrebbero fare molto delle cose più veloci. Mi sa che invece ci vogliono un po' più di 5 round, perché questo era il secondo round. Adesso ci mancano altri 3 round, mi sa che... Fa vedere un po'. Forse dovrei usare Ruggito. Però Ruggito cala l'attacco del nemico, non cala la difesa, vero? Parassi Semi gli stiamo levando un bel po', abbiamo fatto bene a usare Parassi Semi. E comunque ci stiamo refullando con Bulbasaur, quindi neanche abbiamo bisogno della pozione dopo. No, invece mi sa che abbiamo qualcosa giusto. Questo era il terzo round, tra poco arriverà il quarto round, mi sa che addirittura lo facciamo in questo round, lo chiudiamo, vediamo un po'. Con questa azione il prossimo Parassi Semi potrebbe essere? No, un altro round. Ho chiamato proprio alla perfezione, ragazzi. Sono un god, dai. Tipo forte. No, ok, perfetto. Questa azione. Perfetto, l'abbiamo killato. Dacci i soldi, zio. Buono così. Livello 9 Bulbasaur, livello 5 Rattata quasi al 6, Widow quasi al 6. Perfetto. Antidoto, nel caso in cui c'è avveleno. Perfetto. Oh, liscio. Liscio. All'ultimo. Ma... Come on. All'ultimo, ultimo proprio. Fuga. Siamo arrivati alla fine del bosco. C'è l'ultimo allenatore che ci separa dalla fine del bosco, ragazzi. L'ultimo allenatore. Quindi direi di mettere Bulbasaur per primo e di finirlo subito. Minchia, prima dell'allenatore pure un Pokémon, come se non bastasse. Weedle, magari livello 6. No, 5. Fuga, 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 fuga. Figa, fuga, figa, fuga. Quanti Pokémon avrà questo? Spero pochi. Spero pochi. E aspetta, cos'è questa fretta, zio? Be quiet. No, ne è solo uno, perfetto. Che mi sa che è livello 7, addirittura livello 8. Livello 9! Holy fuck, mate! Parassi Semi, assolutamente, così ci refugliamo allo stesso tempo e facciamo danno. Al nostro stesso livello. Questo vuol dire che facciamo il 10 questa cosa. No, usi mille bave, così dopo attacchi te, eh. Mica stupido, ragazzo. Ancora mille babba. Pure il computer potrebbe essere un po' più intelligente. Cioè, già lo usi una volta, fai il calcolo. Se la velocità è più veloce la tua, perché devi usare mille babbe? Dai, che lo buttiamo giù come niente questo.
punti. Boom. Mamma mia, livello 10. Nice. Nice, 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 nice. Frustata. No, non è frustata quello che dicevo io. Foglie lama può essere. Se si chiamava foglie lama l'attacco che dicevo io. Sei proprio forte, ragazzi. Onestamente. Ah! Ma perché all'ultimo? Ma perché cazzo di ultimo? Holy shit. Ragazzi, per questo video può finire qua. Io vi lascio in questo esatto momento. Ci vediamo al prossimo video di Borgman. Ragazzi, mi raccomando, mettete un bel like, un bel commento. Fatemi anche delle domande, così magari il prossimo video entrate di più. A faccia a tutti, ragazzi, nel lupo. Ciao!